riusciamo a farlo ovunque, però sicuramente la bambina è molto più tranquilla se non è distratta dalle mille cose che succedono intorno, e quindi avere uno spazio dedicato è sicuramente una bella cosa. L'ospedale San Donato di Arezzo, sempre più a misura di mamme, soprattutto di bambini, arrivano infatti i baby pit stop. È una sosta veloce per tutte le mamme che con il loro bambino hanno necessità di un luogo tutelato che permette loro di fare un pieno di sostanza preziosa che è il latte materno e un cambio che è il cambio del pannolino. Abbiamo mutuato questo termine dal pit stop della Formula 1 proprio perché è una sosta rapida, e noi garantiamo a tutte le mamme che accedono al San Donato per qualsiasi momento dei punti di sosta per effettuare queste operazioni che sono molto semplici ma anche molto importanti nella vita della donna. Noi abbiamo creato dei punti, di cui questo è quello più evidente perché è qui nell'ingresso, ma ne abbiamo anche uno presso il pronto soccorso, due presso la pediatria e uno presso l'ostetricia. Quindi insomma abbiamo messo nei punti strategici in cui pensiamo in qualche maniera possa essere presente anche casualmente la donna che ha bisogno di queste di allattare. Il Baby Pit Stop si inserisce tra le iniziative previste dall'UNICEF per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'AMMI quest'anno qui ad Arezzo fa 40 anni e siccome ad ottobre è stato fatto un seminario nazionale sull'argomento dell'oncologia, sappiamo che uno dei tantissimi fattori di rischio del tumore al seno è il fatto proprio delle mamme che non allattano più al seno, e quindi abbiamo aderito a questo progetto come mamme e come donne. La promozione dell'allattamento materno avviene già con l'inizio della gravidanza attraverso corsi di preparazione alla nascita e prosegue poi in ospedale. È fondamentale, è un primo momento di prevenzione per le malattie e di promozione di salute. Tutti noi operatori, ma tutta la nostra comunità si deve adoperare per garantire e promuovere l'allattamento al seno.